scusi maestra, ma non ero molto preparato, sono andato in campagna dai nonni l'altro giorno, non ho potuto studiare. Madre. Ma siamo a telecamere spente Certo, però, no, no, questa perché c'è un bollino rosso lì che potrebbe essere pericoloso. Io ho capito. Questo cos'è? È il sol. Il sol? Certo, Che era nota prima colorato dell'A, perché si dopo il fa. chiama sol. Sol. Assaggiamo il sol. Non si sa se sia una fortuna o una maledizione, ma quello che lei dice è vero, nel senso che io sono nato in una famiglia nella quale la musica ha sempre avuto un rilievo molto forte e lei citava prima, la famiglia di mia madre è un'antica schiatta di costruttori d'organo, quindi io sono in effetti nato in mezzo alla musica. Il mio primo concerto d'organo, il primo concerto pubblico, l'ho tenuto nel 74. Nel 74 ho fatto questo mio primo concerto d'organo, tra l'altro in un paese del Trentino. Curiosa questa cosa perché adesso mi ritrovo a insegnare al Conservatorio di Trento, quindi c'è una sorta di nemesi storica, insomma. Senz'altro la direzione d'orchestra mi dà pure quella delle forti scariche di adrenalina, però non ho fatto anche lì una scelta, smetto di fare il solista per fare il direttore d'orchestra e forse assemblare diversi tasselli di una stessa disciplina per me è sempre stata una cosa molto importante. Questo perché il mio modello di riferimento è il modello rinascimentale, dove l'uomo di musica o l'uomo di cultura è anche, perché no, è anche un homo faber, pensiamo ai grandi talenti e il mio nome tutelare di riferimento è Costanzo Antegnati, che era costruttore d'organi, organista e compositore di musica, quindi assommava in sé tutte le sfaccettature di una disciplina che io ritengo, come dire, che si debba affrontare in maniera globale. Io ho una idea leggermente diversa, cioè più che un linguaggio, la musica è un metalinguaggio, per cui più che descrizioni di stati d'animi, di stati d'animo, secondo me è evocativa di qualcosa. E le dicevo prima che il brano che mi piacerebbe che si potesse far ascoltare è questo adagio di Samuel Barber, che è un brano fortemente struggente che in questi giorni potrebbe aiutare. Io sono un appassionato di auto d'epoca, non essendo uno di quei emiri miliardari che hanno delle scuderie di Bugatti, mi sono permesso di dotarmi di una macchina che mi è molto simpatica, che è una Fulvia Coupé del 1970, che ho restaurato in maniera scientifica e che mi accompagna spesso. Il mio sogno nel cassetto sarebbe vedere finalmente la città di Cremona essere sostanzialmente all'altezza del lignaggio che potrebbe avere. Era un fascio di nervi che è rimasto. Per me la musica è sempre stata una grande passione, quindi un omaggio per un piacere all'infinito. Lo assaggiamo E volentieri. certo, guardiamo, è anche color dell'oro, guardate, è una meraviglia. Prego, Allora è facciamo un cinchè un'amicizia ormai lunghissima. che viene da lontano. Eh sì.